Un successo notevole è quello di Dacia Duster, che in soli 4 anni ha già tagliato l'importante traguardo del 1 milione di unità immatricolate in tutto il mondo, risultando il veicolo del gruppo Renault più venduto in assoluto. Il merito ovviamente è anche del prezzo, un appetibile listino che parte da 11.900 euro, per poi passare alle novità che di anno in anno rendono la vettura sempre più confortevole. Nell'ultima versione il Duster è stato rinnovato e le modifiche principali si vedono nell'abitacolo, ora più curato e moderno. Anche l'aspetto esterno è stato rivisto, adesso con un'impronta più marcata ed una maggiore sensazione da fuoristrada. Siamo al volante della versione più accessoriata, che sotto il cofano sfoggia l'ultimo arrivo in ordine di tempo, il 1200 TCE, un motore piccolo ma che grazie al turbo raggiunge i 125 cavalli e consente in abbinamento al cambio manuale a 6 rapporti di offrire una guida brillante ma economica. 175 km/h la velocità massima dichiarata ed una media di 6,3 litri ogni 100 km, un propulsore che risulta poco rumoroso anche in accelerazione e abbastanza soddisfacente per l'erogazione e la fluidità, che a partire dai 2000 giri spinge con dinamismo. Apprezzabile il comportamento sia sull'asfalto che sugli sterrati. Il Duster con questo propulsore non possiede trazione integrale, ma che il marchio romeno monti a bordo solo quel che serve non è una novità e in fondo questa volta si rivolge ad una clientela cittadina. Scegliendo altre motorizzazioni, ovviamente Duster 4x4 è disponibile, come anche l'impianto GPL.